Direi che è giunto il momento di dedicarsi alle cacce, terreni di caccia. Mi sto dirigendo verso, beh, il guardiano, vediamo se questi non mi vedono, così Faremo magari. un po' di bacheca. No, no, tranquilla, Aloy. Siamo solo di passaggio, ok. Allora, nel mentre vi aggiorno come al solito quello che ho fatto mentre non registravo, sono riuscito a scovare una batteria. Per la precisione, vi dico che l'ho trovata qua. Qua in alto, sì, qui, a fine del creatore, praticamente, perché ho pensato, non è che magari queste batterie sono legate ai luoghi delle missioni principali. Così sono andato a vedere e infatti cercando meglio l'ho scovata in cima al palazzo e ho idea che la prossima la troveremo qua nella nostra il tumulo, la nostra missione principale, visto che le prime due comunque le avevo trovate in luoghi legati a, anche se non alla missione principale, ma almeno alla storia principale. Poi nel mentre, ecco, aspetta un attimo, vi faccio vedere, ho trovato, cioè ho comprato il kit viaggio veloce d'oro. Adesso posso viaggiare velocemente in maniera illimitata e ho comprato tutte le armi viola, quindi molto rare. Sono riuscito a comprarle. Ci ho messo un po', però alla fine ce l'ho fatta. Abbiamo quest'arma qua che è nuova. Immaginavo che non era granché come arma, però comunque io mi ero prefissato l'obiettivo di comprare tutte le armi molto rare, così ho fatto. In pratica questo qua è una specie di, non dico mitragliatore, però spara raffiche di dardi, 5 col 5, diciamo 5 colpi per volta spara. Serve molto, per esempio, se la bestia in Ho questione, superato la prova. sì, vi sta caricando. Se vi sta caricando, usate quell'arma lì e diciamo l'atterrate momentaneamente, vi bloccate la carica. Però per il resto, secondo me non è granché. Poi ormai io mi trovo bene con queste armi, quindi Questo è un vediamo. terreno di caccia, no? Cosa fate qui esattamente? Ha il marchio di una cercatrice. Ne ho sentito parlare, ma non l'avevo mai visto. Le matriarche ti hanno concesso di uscire ed entrare dalle terre sacre a tuo piacimento? Sì, ma l'avrei fatto anche senza il loro permesso. Oh, è così? Allora forse posso parlare apertamente. Perché ho avuto a che fare coi Karja. Rappresento un'organizzazione chiamata Loggia dei Cacciatori. A Meridiana, testiamo giovani promettenti in posti come questo. Potresti essere proprio la persona che stiamo cercando. Perché non ti metti alla prova e lo vediamo? Ah, Solo una sì. richiesta, però. Gradirei che la nostra conversazione restasse tra di noi, specialmente se si tratta delle matriarche. Va bene, adesso ti chiedo tutto. Comunque sì, abbiamo già incontrato un tipo della loggia che non ci ha fatto entrare perché non abbiamo fatto nessuna prova, quindi Tu non vediamo. dovresti essere qui, vero? No, il mio amico e io abbiamo lasciato le terre sacre e siamo tornati. Le matriarche non lo approverebbero, o peggio. Noi siamo cacciatori seri. Siamo partiti per cercare nuove mandrie e macchine. Ecco perché la loggia dei cacciatori ci ha cercato. Ma i Karja non ci avrebbero accolto per le nostre origini, quindi ci siamo vestiti come loro quando abbiamo portato i nostri marchi. Ma dopo un po' ci sembrava di essere prigionieri in un limbo, né con i Karja né con i Nora. Iniziava a mancarci casa. Così siamo tornati e abbiamo creato i nostri terreni di caccia. Credi che funzioni? Senza il permesso delle matriarche? Non lo so, ma noi non crediamo alle loro regole. C'è un mondo sconfinato là fuori e ignorarlo non aiuterà nessuno. E su quest'ultima cosa hai ragione, devo dire. Parlami delle sfide. La loggia ospita le sfide dei terreni di caccia del mondo, offrendo ai cacciatori la possibilità di misurarsi. Cosa ottengo completandole? La gloria del risultato, oltre ai marchi a seconda della tua prestazione. Qui offriamo le sfide strumenti. Quali strumenti? Non si va a caccia solo con l'arco, ma si sfrutta qualsiasi cosa disponibile, perfino l'ambiente. Lo vedrai non appena affronterai le sfide.
Ok. Che cos'è la loggia? È un gruppo di cacciatori che compete per abbattere le macchine più forti della Terra, guidato dai Karja Meridiana. Potrai vederlo tu stessa se vincerai 3 mezzi soli dai terreni di caccia. Però ti avverto, non vanno pazzi per Inora. Mi farò cambiare idea. Fa la tua scelta. Quale sfida ti interessa? Poi ti darò i dettagli. Ma iniziamo dalla prima, sfida parti singole. Cimentati con arco e frecce, rimuovendo le parti dalla groppa dei cervabiti il più in fretta possibile. Ok. Proviamo. Spero ti diverta. Terrò il tempo quando ti calerai da una corda. Ok, quindi devo staccargli pezzi di corpo. Ah, stacca i serbatoi dai cervaviti. Ok, allora teniamo subito. Ah sì, poi ho potenziato la sacca delle munizioni dell'arco di precisione. Infatti adesso otteniamo molti più colpi. Praticamente il doppio. Che è ottimo. Allora, là c'erano dei cervaviti, l'ho visti prima. Ok, caliamoci dalla corda. Allora, 10 serbatoi, va bene, allora. No, stiamo bassi però, Vediamo, con questi, forse in un colpo solo, glieli stacco tutti. 3. Ok. Fermo. No, si è spostato. Venite qua, maledetti. Aspetta. No. Cazzarola, aspetta. I cervi scappano. Aspetta che gli inseguo. Sta mandria. Abbiamo 1 minuto e mezzo per staccarne 10. Va bene, vediamo, spero di riuscirci. Ma va come corrono, ma state qui. Vi fermate, scusate. Oh. 5. Oh, preso. Presa. 7. A quello ne è rimasto uno, aspetta. Dai, ancora poco tempo. No, dov'è? Dove sono? Venite qua. Eccoli. Ok. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. A posto, no? Sfida completata, parla col guardiano. La prima che mi attacchi qualcuno, dov'è il guardiano? Aspetta, che qua si confondono un po'. Gli indicatori. Ok. Perfetto. Sì, beh. Ben equipaggiati come siamo. Meglio sparire. Non è stato troppo difficile, eh. Immagino che all'inizio qualche difficoltà l'avremmo avuta. Non possedendo magari neanche le frecce dirompenti. Ok. Perfetto, sfida completata. Ma come? Un sole ardente al primo tentativo. Sei brava per essere una Nora. Sono solo ben equipaggiato, sei tranquillo. Vediamo, sfida con i tronchi. Questa sfida testa la tua abilità nell'usare l'ambiente a tuo vantaggio. Colpisci i ceppi per farli cadere distruggendo le macchine sottostanti. Ricorda che puoi usare le esplosioni della tua fionda per spaventare le macchine e farle fuggire dove preferisci. Questa mi piace. Calati da una corda e terrò il tempo. Aspetta, Sì, le macchine sono le trappole di tronchi. Vediamo. Ah, 3 macchine in 2 minuti. Aha, scusate, fammi vedere. Ah, cioè aspetta, questi passano sotto e io rompo sta roba. E non si rompe, scusa, Non si rompe. Non si rompe. Quanti colpi ci vogliono? Niente. Niente, aspetta. Niente, Ah, ecco, la madonna, però scusa, Quanti... Ecco, sì, ho capito. No, scusa, tu, fatti i fatti tuoi. Ecco, grazie. Ah, ecco, ci sono forse altri punti? No. Non ne vedo. Ah, qua.
E come li attiro di qua? Ho detto usando la fionda. Abbiamo un minuto, tra l'altro. Beh, ma mi sa che la fallirò questa, giusto anche per capire. Scusate, aspetta, eh. Allora, vi stacco qualcosa, vado di là. Vado di là, vado di là, vado di là. Correte di qua, correte, bravissimi. Spacco. Li ho presi? No, non ho preso nessuno. Oh, ce ne sono altri. Ma ormai non passa più nessuno di qua. Scusate, eh. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Non correte via. Non correte via. No, non ci arrivo. Dai. Vabbè, però. Fine, questi come vedono scappano. Non ce la farò mai a ricevere il robo d'oro. Ah, qua è dove ho usato. No, scusa. No, ormai. Ecco fatto. Dai, venite di qua. Oh. Aspetta. Spassano di qua e van di là. Non me lo fanno apposta. Aspetta. Tronchi. Mizza, non si rompo neanche in un colpo solo. Non so, Aspetta. Ah, però ho 5 minuti per diciamo l'argento. Grave, non c'è niente da vedere qui. No, mi sa che. Ma stanno tutti lontano, dai. Questa è più complicata, della precedente. Aspetta, va. Facciamo una bella cosa. Rifacciamola. Rifacciamola. Tanto io vorrei prendere l'oro se possibile. Dov'era il guardiano? Qua. Tanto ce l'annullerà, presumo, no? Se io riparlo con lui. Proviamo a rifarla, visto che adesso abbiamo visto bene cosa fare, magari. Ok. Non parlare con me. Ti rimane ancora del tempo. No, ma io voglio prendere l'oro. Oh, vuoi annullare la sfida? Nessun problema. Ok. Rifacciamo. Questa sfida testa la... Sì, ok. Perfetto. Vai. Quando ti calerà... Allora, in questo caso, forse, dovremmo, tipo, piazzare... aspetta, Armi. Magari usare, tipo, il lanciatrappole. Piazzare delle trappole... magari elettriche. Provare, vediamo. Così se li stordisco, cioè se questi passano per esempio di qua, aspetta, ecco, io li stordisco, questi passano di qua, li stordisco e gli lancio addosso i tronchi, però siccome non so da che parte vanno, forse mi conviene piazzarle un po' in giro, vediamo, ho 2 minuti, cioè dovrei fare, allora, dov'è il tronco? Qua. Allora vediamo. Così. Così. Sì, magari piazziamone 2, va. Si sa mai. Proviamo da una parte o dall'altra dovrebbero andare. Penso. Allora, spaventiamoli. Con le frecce di. Oh, però questi stanno andando per i fatti loro. Cioè. Vai, vai, vai. E staccati. Sì, però scusate, ecco. Cioè, io lo farei anche, ma... Ma se... Non ho preso nessuno? Una? Ah, una. Ti ho presa una. Cioè, io lo farei anche, però se questi cosi non si rompono subito, cioè, come faccio a sfruttare il tempismo? Vediamo. Aspetta. Aspetta. Qua ci sono dei tronchi. Allora, scusate. Vediamo. Dai, devo salirci però. Devo salirci. Torniamo al lavoro. Dai. Ok. Allora, sì. Spaventatevi. Dai, che io inizio a spaccare cose. Madonna. Mi sono travolto anch'io. Ok, tornano indietro.
Vabbè, sono caduti 2 minuti, pazienza. No, ma questa è più complicata. Ma dove va andate? Venite di qua, maledette. Vediamo se riesco a prendere almeno l'argento, dai. Venite qua, qua, qua. E van di là. Vabbè. Vediamo, spaventiamole. Vediamo se fanno il giro di qua. Se passano di qua. No. Allora. Resta giù. Forse vengono di qua, vediamo. Eccole. Eccole. Vai, vai. Oh, ce l'abbiamo fatta, dai. Fa niente, argento, va bene uguale, dai. No, no, non ho voglia di rifarla. Anche perché, cioè, non è semplice capire da che parte vanno. Poi questi cosi non si rompono subito, quindi. Ok. Sarà però al limite, no. Ah no, era 5 minuti. 5 minuti, va bene. Dove sei? Eccoti. Qualcuno sta diventando bravo. Ecco un sole pieno. Bene. Cavo esplosivo. Usa il cavo esplosivo e lancia trappole per abbattere i cervabiti. Io terrò il tempo. Le esplosioni li spaventano, quindi è meglio se usi la fionda esplosiva per attirarli in trappola. Ottima scelta. Calati da una corda e il tempo partirà. Ok. Uccidi i cervabiti con il lanciatrappole Cargia. Sì, ce l'abbiamo. Abbiamo quello delle ombre, ma è uguale. Con apparato di cavo esplosivo, quindi questo. Va bene. Scusa, allora. Beh, forse uccidi 6 cervabiti con il cavo esplosivo. Allora, per prima cosa uccidiamo ste vedette. Ok. Perfetto. Poi, se io circondassi l'area, per esempio. Aspetta. Cioè, metto. Non so. Un cavo qua. Ok. Poi. Uno di qua. Ok. Così ovunque corrono. Non fare rumore. Ok, almeno uno qua. Beh, di là non corrono perché c'è l'acqua, quindi vediamo, vediamo. Ok, ne mettiamo un paio. No, no, tu non fai saltare in aria la trappola. Che cavolo. Oh. Poi qua. Ok. Poi circondiamo tutta la zona. Allora siete svegli. Vediamo. Ok, una, due. Andiamo. 3, 4, 5. Dai. Maledizione, ne manca una. Maledetta. Aspetta, ho finito i colpi. Facciamoli. Dove siete dirette? Aspetta, vai. Vai, vai, correte di lì. Vabbè, no, cavo corto. Perfetto. Eh beh, quelle con le armi sono decisamente più facili. Quella con l'ambiente che mi ha dato qualche problemino, ma più che altro per il tempo. Va bene. Mi stanno cercando. Ok, posso passare, grazie. Ok. E certo che una scala potevano anche farla, o metterla. Voglio dire, cioè, uno deve andare a parlare con sti tizi, deve arrampicarsi. Cioè. Ma come? Un sole ardente al primo tentativo. Sei brava per essere una Nora. Hai tutti i requisiti per entrare nella loggia. Buona fortuna meridiana. Ovviamente puoi affrontare altre sfide con me. Sì, ma va bene così. Dovrei andare. Ok. Torna quando sei pronta.
Allora, adesso, dunque in teoria... Ah, parla con Ligan. Sì, però scommetto che ci darà altre sfide da fare, poiché... ho visto... Dov'è? Ecco qua. Qua ce n'è un'altra, per esempio. Andiamo a farla. Vediamo. Infatti forse l'avevo... Vabbè, parla con Ligan. Ok, no, dov'è che è? Treni di caccia. Caccia della valle, livello 18. È questo, esatto. Allora, viaggiamo veloci. Ok. Se non sbaglio, appunto, per entrare bastavano tre mezzi soli, che equivale forse alla medaglia di bronzo, credo, non so. Perché mi ha dato sole pieno quando ho preso l'argento, quindi presumo che il bronzo sia mezzo sole. Adesso vediamo questi terreni, se c'è qualche sfida diversa, immagino. Tanto beh, le armi le ho tutte, quindi diciamo che sono pronto a qualsiasi situazione. Il brutto è che magari in certe situazioni hai bisogno di 5 armi e non 4, però so che gli esoti sono 4, vabbè. Anche se io ho il presentimento che forse mi manca un'arma, forse, non lo so, perché ho cercato un po' nei vari mercanti, ma non l'ho trovata. L'ultima volta che l'hai detto ci siamo sposati. Però, se vado nelle, diciamo, a comprare le munizioni dal mercante, c'è un tipo di munizione che non ho, quindi non lo so, vediamo. O è un'arma segreta? Boh, ormai devo ancora trovare le missioni, non so. Allora, ecco qua un altro guardiano. Ah, falò, ma sì, accendiamolo. Salviamo. E tu, eccoti qua. Tu stai pure alla larga. Non ho niente contro Inora. E io non ho niente contro di te. Che posto è questo? È un terreno di caccia e io sono il guardiano. Offro le sfide elementali a chi vuole unirsi alla loggia dei cacciatori. Ora che lo sai, puoi anche andartene. Aspetta, e se volessi provare una di queste sfide? Allora dovrai lasciarti provare. E quindi perché mi vuoi cacciare, maledetto? Non sei molto cordiale, vero? Oh, e Inora lo sono? Di solito non uccidete i viaggiatori e gli stranieri? È di questo che hai paura? Non ho scelto io questo incarico. Mi hanno detto che sarebbe stato un onore per poi spedirmi vicino alle tue terre sacre. Quindi resto nel mio ambiente, mandrie e sfide, e con la speranza di non essere ucciso da un Nora furioso per i giorni rossi. Giusto per essere chiari, non ho intenzione di ucciderti, d'accordo? Bene, ma ti tengo d'occhio. Ok, no beh, la loggia ormai la sappiamo. Cosa sono le sfide? Queste sfide misurano l'abilità di un cacciatore con diversi tipi di frecce per abbattere le macchine. Se non impari a usare le mine in tempo, forse dovresti provare con un terreno di caccia più semplice. Quanti terreni di caccia esistono? In tutto 5. Sono certo che negli altri sarai la benvenuta. Scegli un'altra sfida e in fretta, ti spiegherò come funziona. Allora, sfida fiamme spietate. Nella sfida, tira le frecce incendiarie contro i serbatoi dei corsieri. Se sarai precisa, ci sarà una bella esplosione. Ok. Bene, terrò il tempo da quando ti calerai. Ok, quindi frecce incendiarie, va bene. Allora, corsieri saranno di qua. Colpisci i serbatoi dei corsieri con le frecce incendiarie. Madonna, 40 secondi. Devo prima trovare i corsieri. Dove cavolo sono? Cioè, ci abbiamo un manticero che non mi serve. Scusate, la mappa. È qua la zona. Ok, trovare un corsiere magari. Eccoli. Sì, il tempo però è pochissimo, eh. Cioè, voglio dire, no, quello è un manticero. Oh,
qua, forse. Ok, due. Aia. Vabbè, ma per forza, scusate, ho fallito, diciamo, l'oro. Guarda che ci sono anche i manticeri che rompono i coglioni, aspetta. Ok, tre. E dove era l'altro? Quello qua. Ok. Aia. Beh, direi che ci siamo, no? Ah. Ci ho messo... Madonna. Lasciami in pace. Sì, vabbè, 40 secondi è veramente troppo poco. Scusate, almeno il tempo di andare a cercare e capire dove sono le bestie possono anche darlo. Okay. Vabbè, mi accontenterò dell'argento. Al limite le proverò per i fatti miei, vedere se riesco a beccare l'oro. Andiamo. Un sole pieno al primo colpo. Non l'avessi visto con i miei occhi, di sicuro direi che hai barato. Pensa a te. Allora, sia di ghiaccio. Congela abbastanza macchine e poi abbattile. Così supererai la prova. Okay. Bene, calati da una corda e terrò il tempo. Ah, in questo caso non ha specificato quali macchine, quindi forse van bene tutte. Vediamo. Allora, devo solo congelarle. Se nei sacchi di quella macchina ci sia del liquido. Non sono sicura di voler scoprire di cosa si tratta. Anche ucciderle. Vabbè, guarda, è una passeggiata, mi sa, no? Vediamo. Allora. Vediamo quanto. Beh, devo Madonna. Stare nascosta. Aspetta. Ok. Continuo a colpire. Finché. Posso. È mancato. Ah, una, quello era un corsiero. Ok, dai che si sta decongelando. Vabbè, ma che sfiga, si è decongelata proprio quando ho scoccato la freccia mortale. Non apposta. Aspetta, puntiamo ai corsieri, va? Che questi muoiono a quanto pare in un colpo solo. Ecco. Aspetta, no. Sbagliato tasto. Ok, 3. E dai, lancia. Ok. Perfetto. 4. Cavolo, se il manticero moriva era fatta praticamente. Sì, vabbè, dai, questa è più semplice, solo che ho sbagliato, cioè ho sbagliato sì io. Aspetta, aspetta. Dov'è ancora? Ecco, un corsiero fa niente. Anche qua mi accontenterò di un sole pieno. Poi vediamo se per i fatti miei riesco a prendere l'oro. Vediamo. Ok, torniamo dal guardiano. Vediamo la terza sfida. Poi adesso quasi quasi le facciamo tutte. Questi treni di caccia li affrontiamo tutti così. Perché secondo me sì, anche se vado a parlare con Liga mi dirà ma non hai abbastanza soli? Torna più tardi, secondo me dice così. Ok. Un sole pieno al primo colpo. Okay. Non l'avessi visto con i miei occhi, di sicuro direi che hai barato. Dici sempre la solita roba. Sfida fulmine. Sfida, devi stordire i manticeri con le munizioni fulminanti e distruggere le componenti dei loro telai. Procedi. Se è quello che vuoi, ora scegli una corda e io terrò il tempo. Quindi manticeri? Sbaglio sempre a 100, allora. Tu dici manticeri, quindi stacca il serbatoio dei loro telai con il fulmine. Vabbè. Devo stare attenta a dove pianto la lancia quando ci. Quanto tempo? Un minuto. Oh, Madonna. Allora, vediamo. Iniziamo da lui. Ok. Fulminato. Vediamo con questa. Oh, Madonna. Corsiero, si faccia i fatti suoi, scusi, Devo staccare il serbatoio, Guarda che magari si stacca... con le altre frecce, però vediamo.
Aspetta. Allora, proviamo a usare le frecce di precisione, quindi. 72 e qua. Al sicuro. Decisamente quelle devastanti. Vai. Ok, direi che non l'ho staccato, scusa. Qui non vale il fatto che l'ho distrutto, non vale come se l'avessi staccato. Allora non l'ho capito, scusate. Devo fare silenzio. Allora aspetta. Allora devo usare per forza le frecce dirompenti, forse. Non penso si stacchi così, è troppo grosso. Ah, meno che devono essere storditi come prima, cioè come prima, ho capito. Cioè glielo posso staccare, cioè me lo conta come staccato solo se è stordito. Sì, vabbè, però scusate, cioè, altro che 2 minuti, qua c'è 3 anni, aspetta. Anche perché non è infinito lo stordimento qua. No, non me l'ha contato. Allora non ho capito. Cioè, non ho capito proprio. Qui ho tagliato per il semplice motivo che io ci ho provato un po' di volte e non capivo perché, a parte che appunto il serbatoio, quello grosso che ha sulla schiena, non è staccabile. Immaginavo che non si staccasse. Ho provato un po' con le munizioni dirompenti, ma non ha funzionato. Quando poi ho capito che in realtà i serbatoi da staccare sono sotto di lui. E non l'avevo mai notato, sinceramente, finora, che il manticero avesse dei serbatoi sotto, sulla pancia. Allora, adesso capisco perché dice che la sfida può essere completata praticamente in un minuto. Qua, aspetta, sono sotto. Vediamo se... Eccoli lì. Ecco. Cioè, uno che lo sa, è ovvio che l'ho comprato in 25 secondi, grazie. Se stessero cercando me sarebbe affascinante. Ma se non lo sapevo... Prima non lo sapevo. Adesso me ne vado. Scusate. Ok. Ok, beh, il primo... L'unico sole ardente di questo qua abbiamo preso. Ora che hai questo sole ardente, credo che sia ora che tu te ne vada. Ma pensa a te. Oh, bene, bene. Adesso non ho tempo per una sfida. È quello che volevo sentire. Ma va a cagare, va. Ok, no. Credo che proseguiremo con le sfide. Ci sono, detto, 5 campi. Sì, uno è qua, infatti. Poi un altro è qua. E il terzo è qua. Sì, sì, li faremo tutti. Così una volta aver preso tutti i vari soli, ce ne torniamo alla loggia. Così nel caso sono richiesti più di 3 soli, più di 3 mezzi soli, saremo già pronti.